Buongiorno a tutti dal telegiornale di Toscana TV, in apertura parliamo del disegno di legge Zan, è stato affossato ieri al Senato, il voto era segreto, ci sono stati dei franchitiratori, molte le reazioni oggi, naturalmente nella comunità LGBT, arcigay, insomma c'è sconcerto, ma ha raccolto per noi proprio le voci oggi e le reazioni Rachele Campi che si trova a Firenze. Buongiorno Rachele. Sì, buongiorno Maria Teresa, a te e a tutti i telespettatori. Proprio come dicevi tu, il disegno di legge Zan, il DDL Zan, ha subito una battuta d'arresto con il voto in Senato. Si parla di 154 sì, 131 no e 2 astenuti. Quindi subisce una battuta d'arresto il disegno voluto dal deputato del Partito Democratico Alessandro Zan e che sostanzialmente prevede un aumento delle pene o comunque un inasprimento delle pene contro i crimini verso gli omosessuali, i transessuali, le donne e verso le persone disabili. Noi abbiamo raccolto la battuta di Scopelliti, Marco Scopelliti, che è il presidente di Arcigay Firenze, che si è detto costernato, ha detto è una vergogna quello che è accaduto, riferendosi anche alle urla, all'ovazione che c'è stata alla fine della votazione in Senato da parte del centrodestra, ma sentiamolo nell'intervista. È una vergogna. In parte ci aspettavamo che avrebbero fatto l'ulteriore gioco sulla nostra pelle. Purtroppo la classe politica attuale che è in Parlamento non tutta è degna di tale onere e in realtà responsabilità. Che cosa significa aver affossato questo DDL? Per noi di fatto è l'ulteriore smacco per la comunità, ma in realtà per tutta la società. Ricordiamoci che questo DDL andava a tutelare le vittime di reati, non una comunità ristretta. Quindi, essendo reati che colpiscono in base a stereotipi, tutte e tutte siamo vittime, quindi hanno colpito l'intera popolazione. Ci sono state anche numerose reazioni politiche contrarie a quello che è avvenuto in Senato. Senza dubbio tanti partiti hanno avuto reazioni, è uscita una conta dei voti, ognuno faccia i conti con la propria coscienza, noi pensiamo che sia arrivato il momento del 2021 di fare la differenza, ecco, si è persa l'ennesima occasione. Ecco, questa decisione che cosa comporta anche per voi? Per noi, prima di tutto, sulla nostra pelle non aver tutele, quindi se qualcuno di noi verrà picchiato o peggio, di fatto non ci saranno tutele a livello giuridico, ma a livello di mobilitazione per noi è fondamentale che questa cosa non si arresti, perché non solo il Parlamento può fare la differenza. Avete intenzione di fare anche una manifestazione, un presidio? Sì, stiamo organizzando un presidio a Firenze nel centro storico per sabato pomeriggio, perché le voci di tutte e tutti sono fondamentali, i nostri corpi sono la nostra ribellione. Come avete percepito l'applauso che è esploso in Senato? Beh, sicuramente è un'umiliazione all'essere umano, perché di fatto gioire per aver proibito la tutela della sofferenza è veramente meschino. E quanto successo ieri in Senato ha acceso lo scontro politico, le accuse al PD arrivano da varie parti, una più su tutte quella di Italia Viva per voce di Maria Elena, della deputata Maria Elena Boschi, che dice è stato affossato dal Movimento 5 Stelle, dal PD. Tu hai proprio intervistato il sindaco di Firenze che ha risposto non soltanto alle critiche ma ha fatto anche il quadro politico in cui si inserisce e come mai siamo arrivati proprio oggi così, o meglio ieri, ad aver vedere affossato questo disegno di legge. Sì, esatto, noi abbiamo intervistato il sindaco di Firenze Dario Nardella che ha criticato fortemente il voto politico che c'è stato in Senato, ha criticato fortemente anche le urla di ovazione che ci sono state una volta che è stato terminato il voto e ha detto ai nostri microfoni potevamo cambiare in meglio, potevamo vincere tutto, ma così non è stato. Nonostante tutto il sindaco che ha sempre dimostrato quella che è la sua idea verso il DDL Zan ha detto il Partito Democratico deve riprovarci, ma ascoltiamolo nell'intervista e vi restituisco la linea. Mi dispiace che ci siano tutte queste recriminazioni, resta un fatto che il PD ha sempre sostenuto con grande forza la proposta di legge di Zan, che c'era un tempo per le mediazioni e quel tempo non è stato utilizzato, c'è anche un altro fatto
che nel 2020 il disegno di legge era passato alla Camera senza problemi e quindi, come dire, ognuno si prende le responsabilità per il fatto che non sia passata una legge che avrebbe riportato l'Italia, avrebbe portato l'Italia ai livelli di civiltà e di rispetto per i diritti civili contro la discriminazione che c'è in tutta Europa, in tutti i paesi democratici avanzati. Una gigantesca occasione persa. Detto questo, secondo me la battaglia per i diritti civili va avanti e quindi io mi auguro davvero che il PD ci riprovi, il nostro partito deve riprovarci, dobbiamo mettere in campo una nuova proposta di legge, non dobbiamo arrenderci. Io da sindaco ho imparato che con la tenacia e la perseveranza si portano a casa i risultati. Non bisogna gettare la spugna dopo questo stop che non dipende certo dal nostro partito, ma dobbiamo perseverare e andare avanti o con una nuova proposta oppure con la proposta attuale, rivedendo le procedure, cioè, diciamo, seguendo le procedure che appunto a questo punto ci rimangono davanti. Sabato l'Arcigay farà un presidio, ancora devono decidere dopo, stanno, diciamo, facendo gli ultimi dettagli con la questura. Volevo chiederle se anche lei scenderà in piazza con loro. Guardi, io sabato non potrò solo per il fatto che devo partire per una missione all'estero, ma la nostra amministrazione comunale sarà presente, l'assessore Benedetta Albanese, l'assessore alle pari opportunità sarà presente in rappresentanza della Giunta. Io chiedo che il Paese ci stia vicino in questa battaglia sui diritti civili, perché abbiamo bisogno del Paese, della società civile, perché quello a cui abbiamo assistito nel Senato ieri non è il Paese reale. Gli applausi, gli urli di giubilo di questi senatori non hanno niente a che vedere con il Paese reale, che ha un'altra visione, un'altra velocità, un altro modo di guardare ai diritti civili e alle pari opportunità. Io francamente mi vergogno per queste scene di giubilo, come se qualcuno avesse vinto. Hanno perso tutti, questo è il problema. E ripeto, usare il tema della mediazione francamente mi sembra solo un pretesto, perché c'era un periodo per mediare, lo si poteva fare subito dopo il voto alla Camera, invece c'è sempre stato un fuoco di sbarramento. Quando si è cominciato a vedere che forse il DDL Zan sarebbe andato in porto, allora gli oppositori hanno cominciato a dire no, ma allora dobbiamo mediare, troppo tardi. Quindi diciamo, la storia del DDL Zan è chiara a tutti, gli italiani si sono fatti un'idea molto chiara di come sono andate le cose. E proprio sugli applausi in Senato, le reazioni dure del PD, ma non solo, vediamo. Il Senato ha affossato a voto segreto il disegno di legge Zan, che affronta i temi della discriminazione di genere in Italia e i diritti della comunità LGBT. Con 154 voti favorevoli e 131 contrari, l'Aula ha approvato la tagliola proposta da Lega e Fratelli d'Italia. Dai banchi di centrodestra è partita l'esultanza ed è scoppiata la polemica. Su Twitter Caterina Biti ha condiviso un video con gli applausi. Mi viene da vomitare, ha twittato la senatrice del PD. Il segretario del PD Enrico Letta è lapidario. Hanno fermato il futuro. In un'intervista al Messaggero, la capogruppo di Italia Viva alla Camera, Maria Elena Boschi, esclude che sia stato il suo partito ad affossare il DDL Zan in Senato. La legge l'hanno affossato Movimento 5 Stelle e PD con una strategia suicida. Da mesi diciamo che con lo scrutinio segreto non ci sarebbero stati i voti, a meno di cercare di allargare la maggioranza concordando delle modifiche al testo. Purtroppo hanno scelto il muro contro muro e questi sono i risultati. I traditori, Conte e Letta, li devono cercare tra i loro senatori. Il deputato del PD Alessandro Zan parla di responsabilità chiare per l'affossamento della legge, di cui era primo firmatario. È stato tradito un patto politico che voleva fare al paese un passo di civiltà, ha scritto su Twitter. Su Facebook la sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento, Caterina Bini, ha scritto: «Non ho condiviso la decisione della Presidente Casellati del voto segreto. Credo che palesemente ognuno debba assumersi le proprie responsabilità. Per questa ragione, con grande amarezza per l'esito del voto, ma volendo fino in fondo assumermi le mie responsabilità, ho fotografato il mio voto».
Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, parla di passaggio a vuoto su un percorso di civiltà e invita chi ha contribuito al sabotaggio di rendere conto davanti al Paese. Il leader della Lega, Matteo Salvini, taglia corto: è stata punita l'arroganza di Letta. Il segretario del Carroccio boccia la strategia dei vertici del Nazareno. Il risultato? DDL Zan bocciato, mesi e mesi di discussioni inutili. Poche le reazioni all'interno di Forza Italia. Una di rilievo proviene da un membro della delegazione ministeriale del partito, Mara Carfagna. La ministra del Sud e della coesione territoriale lamenta la rigidità dei due schieramenti che si sono confrontati in Parlamento. Incidente sul lavoro questa mattina ad Arezzo, un operaio di 42 anni mentre stava facendo dei lavori su un tetto è caduto, ha riportato politraumi, è stato trasferito all'ospedale di Siena, alle Scotte di Siena. Con il telegiornale mi fermo qui, grazie per averci seguito, buon pomeriggio a tutti e restate con noi, arrivederci.